Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Tante le cose di cui parlare al lancio di Beyond Light, ve l'avevo detto, tra cui anche le nuove esotiche, che Bungie ci aveva fatto snasare prima del lancio presentandole in pompa magna e che ora sono in game. Sto parlando delle armature dei nostri personaggi e non di tutte le armi. Per le armi, quelli come sempre arriveranno video dedicati, ma rispetto a Shadowkeep, dove le nuove esotiche erano legate alla campagna, qui oggi le esotiche hanno dei luoghi specifici dove andarla a prendere e quindi in questo video andiamo a vedere dove e come fare. Allora, le nuove esotiche in totale sono 6, un casco, un braccio per ogni nostro personaggio e Bungie ha deciso di inserire una nuova meccanica all'interno di Oltre la Luce per farmare esotici. E sono i settori perduti, sia leggendario che maestro. Questi settori per il momento si trovano solo su Europa e sul Cosmodromo e per sbloccarli è semplicissimo, bisogna in primis finire la campagna, poi arrivare al soft cap di 1200 e dopodiché finire il settore perduto almeno una volta nella sua difficoltà normale, quindi entrando in pattuglia come si fa di solito. Una volta che appunto abbiamo fatto tutto ciò, andando in mappa compare il nome del settore perduto nella sua modalità appunto o leggendaria o maestro. Ora, i settori perduti girano per Europa e per il Cosmodromo, quindi bisogna farli tutti per avere la possibilità di vederli poi giornalmente quando cambiano. E da giro, appunto, ce n'è sempre uno leggendario e uno maestro. E sempre a giro, i due settori hanno la possibilità di droppare un'armatura esotica. Cosa buona è che ogni giorno c'è la possibilità di avere un loot specifico tra le nostre equip, quindi tra braccia, gambe, casco e così via, di modo da limitare il loot di cose da droppare, al contrario per esempio di quanto accade nel Cala la Notte, dove invece ci troviamo di fronte al pool intero. Altra cosa importante per avere la chance di droppare gli esotici dal settore perduto, vanno fatti in solo, quindi è anche una mini sfida per tutti voi. Come affrontare questi settori? Beh, sono settori complessi che hanno le stesse dinamiche dei Cala la Notte, quindi modificatori per le rianimazioni e anche i modificatori per i campioni. Si partirà con tre rianimazioni, ad ogni volta che uccideremo un campione ce ne daranno una in più e poi appunto ci saranno i campioni che saranno più o meno arrabbiati in base alla difficoltà che andremo ad affrontare, quindi si passa dal 1250 fino ad arrivare al 1280 per il maestro. Quindi insomma settori complessi per chi magari non ha farmato tanto la prima settimana, però il limite sostenibile per poterlo tentare è circa 30-40 punti sotto, quindi finché vedete i nemici solo con la spada vi direi di tentare, se li vedete con il teschio comincia a diventare leggermente più complesso, non impossibile ma complesso. Cosa usare per fare i settori? La sottoclasse della Stasi è molto buona per un motivo particolare, le granate stunnano i campioni sovraccarichi così anche come quelle solari. Il che vi permetterà, grazie alle mod dell'artefatto di questa stagione, di poterla riavere immediatamente dopo ogni stun. Quindi potete usarla all'infinito ed avere vita facile con appunto i campioni. In più, la mod divoratore di ondata funziona anche se il campione viene stunnato da un membro della vostra squadra, il che è un ottimo loadout da avere anche per altri contenuti. Riguardo al loadout, vi serve qualcosa che vi permetta di sparare da lontano? Io personalmente in questa run che vedrete sono andato con Impulsi, che è il freddo diniego della season scorsa, il lanciagranate con granate accecanti per non farmi sparare troppo dai nemici, ed infine l'anarchia, arma fondamentale da avere per questi contenuti. Sull'Impulsi naturalmente ho i proiettili anche per gli antibarriera. L'alternativa che potete usare è quella di mettervi la promessa di Eriana come esotica per fare i barriera e DPS ai boss e magari la spada per fare i sovraccarichi, quindi insomma anche qui come sempre le strategie e le armi da usare variano anche in base alle vostre preferenze. Questa cosa di mettere il loot specifico in alcune attività, soprattutto i settori perduti, che diciamocelo era un'attività veramente marginale, mi piace perché permette a chi vuole giocare tranquillo anche in solitaria di fare contenuti complessi e portarsi a casa comunque un'esotica, il che non è affatto male. Poi, con il tempo il tutto diventerà più semplice quando appunto più gente arriverà al cap e quindi per tutti saranno più accessibili. Comunque, questo era come prendere le nuove esotiche su Oltre la Luce, poi arriveranno i video specifici di ogni esotica di ogni personaggio nuova che appunto è arrivata con Beyond Light. Vi lascio un po' di gameplay di un settore perduto così da vedere un po' come affrontarlo. Io vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!